Bella ragazzi, sono Rosso, bentornati in questo nuovissimo episodio di Red Faction Guerriglia. Allora, ci sono un pochino di novità per quanto riguarda i progressi che ho compiuto qui, e adesso vi faccio vedere. Allora, prima però, piccolo annuncio che oggi stesso sarò in live, anzi forse questo video uscirà più o meno nella stessa ora in cui sarò in live, quindi vabbè, comunque per chi non lo sapesse, in questo momento dovrei essere in live, se non sono successe cose strane che mi hanno impedito di fare live, però teoricamente dovrei essere in live proprio in questo momento. Comunque, guardate un po' qui. Allora, sono a 1161 di materiale, esatto, e finalmente possiamo fare il nanoproiettore. Però, qui, vabbè, per i razzi termobarici, ancora è relativamente poco, eh. Però, ragazzi, aspettate, prima del nanoproiettore, che quasi sicuramente mi farà sbloccare, appunto, l'ultima missione. Allora, un attimo, che qua. Ok, mi sono cambiato un po' arma. Allora, vi devo fare assolutamente vedere una cosa che è successa. Una cosa che è successa. Qui nelle Badlands, guarda, cioè, vedete qualcosa di strano? Guardate qua, posizione Moab. Ora, noi dobbiamo andare qui perché appunto è una specie di missione, non so ancora bene che cosa sia. E poi, avete presente quelle sfere nascoste? Che, allora, praticamente nel La forza manuale, dell'EDF varia da un settore bla 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 all'altro. bla. Allora, nell'azione, allora, dov'è che è? Nelle, nei, nei, Non avrei ecco. mai dovuto offrirmi volontario per Marte. Allora, praticamente qua ho trovato delle nuove palle, cioè palle, sfere che appunto sono le sorprese del passato, Data l'altezza a che cui sono sono giunto, questi tre. sono stata io ad avvelenare l'acqua. Proprio come mi aveva detto di fare il reverendo. Alcuni morirono subito, le mani strette intorno alla gola. Il reverendo dice che anche il mio tempo verrà, ma io ho paura. Sento il veleno farsi strada nel mio corpo. La voce che ha udito il reverendo non era Dio, ma la follia. È stato lui a portarci in questo deserto per farci morire. Non avrei mai dovuto offrirmi volontario per Marte. Ma qualcuno deve pur mettere questi minatori al posto loro. Marte appartiene alla Terra, non a loro. Niente, queste cose del passato, praticamente, una volta che ne abbiamo raccolte un tot, praticamente ci fa sbloccare questo Moab, no? Questa bomba, non so bene che cacchio di roba sia, sembra quella di MV3, no? No, che c'è la Moab, no? Che la lanci giù. Non so, adesso io sono curioso, andiamo a vedere per la prima volta insieme a voi che cos'è questa Moab. Se è qualcosa di molto pericoloso, se può essere qualcosa di utile. Sono curioso, poi andiamo a comprarci il nanoproiettore, perché vabbè, perché ci manca solo quella di missione. L'ultima missione. Eccolaci qua nelle Badlands. Allora, se riusciamo. Oppure. Boh, magari. Oppala. Off camera. Magari se riesco a trovare le altre sfere. Diciamo del passato. Magari di riuscire a sbloccare altre di queste cose qui di Moab. Che adesso vediamo che cosa sia. Cioè che cos'è effettivamente tutta sta roba. Scusa, perché devo andare per di là se posso addirittura tagliare per di qua? Aspetta, ma è qui? Aspetta, ma è qua? Mi dice che è qua. Oh!
Un veicolo per piazzare la Moab. Un veicolo per piazzare... Questo qua. Questo va bene. Allora, distruggi il veicolo per scatenare la madre di tutte le bombe. Mob installata. Madre di tutte le bombe. Oh. E quindi che cosa dovrei fare adesso? No, no, io... ok. Forse ho capito. Ho capito. Cioè, quindi scusa... a questo punto andiamo qua. Importanza elevata. Andiamo qua e... È l'unica cosa che mi viene in mente di fare. Io non so se la mob può diventare instabile o cosa. Giuro ragazzi che è la prima volta che provo sta cosa qua. Non so neanche se la mob è instabile o no. Beh penso che te lo dirà se magari è instabile o no. Vabbè, fatto sta che adesso abbiamo quel simbolo lì sulla destra che ci indica che il veicolo appunto che stiamo utilizzando c'è una Moab, la madre di tutte le bombe, praticamente la bomba atomica, ecco, in altre parole, o è la nucleare, no, forse è la bomba nucleare la madre di tutte le bombe, non è l'atomica ma è il nucleare. Piano qua. Guarda cosa mi tocca fare. Ragazzi, c'ho una po' paura nel vero senso della parola. Non è che magari quando farò scatenare la bomba tipo esplode già il gioco. Cioè, non lo so, non mi convince questa cosa, se devo essere onesto. Dovrebbe essere quello là l'edificio. Dovremmo essere arrivati ormai, no? Va questo. No, però sono curioso. Sono curioso. Quindi praticamente. Ui. Porca troia, quanti sono? Innescata. Via. Ma cosa devo fare? Devo far esplodere? Cioè, non lo so. Cioè, esplode da. Vabbè. Mob innescata e quindi basta, abbiamo perso la mob, vero? Abbiamo perso la mob. Vabbè, comunque ritorniamo a noi. Nanoproiettore, perché questo serve. Vai. Sì. Speriamo che aiuti. Nanofuci. Aumenta il danno inflitto a persone e veicoli con il nanofucile. Razzi termobarici, vabbè. Aumenta il numero di munizioni. Samania. Che strano nome. È un nome Bantu. Bantu? Di che origini è? Africane? Veramente sono di Marte. Ho scelto io il nome. Significa la sconosciuta. Ti si addice. Il dispositivo è un nanoproiettore. L'ho integrato in questo fucile. Hai una buona mira? Abbastanza. Il nanoproiettore crea delle macchine microscopiche. I naniti scompongono la materia molecola per molecola. Edifici, veicoli, persone. Non male per una prescatole. Ma
non capisco perché l'EDF lo voglia tanto disperatamente. Se riuscisse a replicare il nanoproiettore, tutta la Red Faction potrebbe avere un fucile simile. Basta per far preoccupare l'EDF. C'è un rilevatore di DNA. Ora potremo usarlo solo io e te. Mason, il nanoproiettore va protetto a ogni costo. Se necessario, scollegalo e portalo con te. Ok, allora posso riavere il mio fucile? Non è solo il tuo fucile. Da esso dipende il futuro di Marte. Ok, nessuna pressione. Ci siamo, Mason. Si avvicina il momento decisivo. Andiamo a buttare giù la porta dell'EDF. Vabbè. No, comunque mi dispiace, è un casino per Emperor la Moab, però. Vabbè. Posso almeno provarlo, per favore? Cioè, questo nanoproiettore. Cioè, nel senso. Cioè, ma... sue? Ok, ok, praticamente, cioè, scioglie. Ok, ha un'area di effetto, che è questa qui, che è tipo scioglie. È questo quello che mi stai dicendo? In un certo senso sì, va, cioè non va a distruggere ma tipo scioglie. Sì. Ok, ma proprio tutto va a sciogliere? Proprio tutto. L'unica pecca è che ha davvero davvero poche munizioni. Ma anche su di te posso. Finalmente abbiamo posso? Messo all'angolo le dita. Stai ferma. Dobbiamo sconfiggerli prima dell'arrivo del libro. Non è affatto diverso. Vabbè, lei è immortale, quindi vabbè. Comunque sembra una figata, purtroppo appunto non abbiamo abbastanza materiale. Vabbè, a questo punto andiamo qui, va. Avanti per l'ultima missione. E finalmente ti dico pure. Grazie. Vabbè, non ti levi, scusa. Con tutte le buone maniere, ma se non è ti sposti. Occhio alle rocce, occhio alle rocce, occhio alle rocce. Olè. Siamo pronti per l'ultima missione, vai. La Red Faction ha liberato Parker, Dust e Oasis. Siamo sul punto di scacciare il nostro nemico dalla superficie di Marte. Abbiamo il nanoproiettore e presto Eos sarà nostra. Il Consiglio di Difesa Terrestre dovrà scegliere: accettare la pace alle nostre condizioni o dissanguarsi nella guerra. Stiamo per lanciare un attacco coordinato contro le postazioni del settore di Eos. Mason, tu guiderai l'assalto al comando centrale dell'EDF. Raggiungi la tua squadra e attendi nuovi ordini. Va bene. Andiamo. Mason, controlla la mappa. Abbiamo una squadra in questo punto. Guida fino a lì e prendili a bordo con te. Ok, un attimo che mi riequipo un attimino, grazie. Batteremo l'EDF qui. Vinceremo la guerra. Dimentica l'Idra. Lascia perdere l'Idra. Loro vogliono il proiettore. E il proiettore l'abbiamo noi. E se riusciremo a scacciarli da Eos, tratteranno. Speriamo siano in vena di trattare. La guerra costa. E se costa troppo,
se ne torneranno a casa. Vorrei che Dan fosse qui a vedere tutto questo. Tu sei il migliore dei nostri, Mason. Non avremmo potuto farcela senza di te. Non è ancora finita. Sì, vabbè. Teoricamente il gioco dovrebbe continuare, anche se... finiamo la storia, no? Ah, sì, penso di sì. Oppala. Abbiamo un gruppo di droni sul posto. Bisogna avanzare facendo un giro largo a est. Ricevuto? Porca di quella vacca. Ah, un percorso un po' più semplice, no, eh? Non penso a fare il tuo lavoro, Rosso 44, non ti chiedo altro. Abbiamo un problema. Quadrante 1108. Quei velivoli sono sul vostro vettore, base. Occhio. Ah, qua che cacchio sto a fare qua? Rosso 33 in posizione. Stiamo arrivando sul bersaglio. Ok, ora visto che questa è proprio l'ultima missione, dovrebbe essere quella più difficile in assoluto. Comunque. No, stavo un attimo riflettendo sulle, appunto, sulle varie missioni, cioè inclusa questa. A quello. Attenzione al trasporto a sinistra. Servono delle mine ben messe. Allora, la squadra qua dovrebbe essere qua, cioè comunque, cioè. Diamo un ricognitore sulla strada est, su quel rilievo. Ecco qua, ci siamo. Se però vabbè, la soletta va avanti, non vedo nulla però. Quattro velivoli in transito, direzione sud e sud-ovest. No, sentite, questo è già un po' distrutto. Andiamo qua, guarda. Che almeno... Questo dovrebbe essere leggermente più veloce rispetto alla Jeep là. La squadra è pronta, tutti presenti ai rapporti. Allora procedi fino al punto di raduno. Quando saranno tutti in posizione, lanceremo l'assalto. Occhio qua. Che qua mi sono schiantato più volte perché c'era quella cunetta. Interrompi la missione! Ma che co... Che succede? Ci stanno attaccando! Moab! Le unità della Red Faction! Tornate alla base! Moab! Resistete, arriviamo! No, ma la Moab... Ok, quindi la Moab può essere recuperata. Ok, buono a sapersi. Ma, allora, però, tipo la Moab... Se tipo la mob dovesse esplodere, può essere comunque recuperata? Penso di no. Oppala. Checkpoint raggiunto. Perché? Ci stanno inseguendo? Che ca...
No, ma quelli sono bandieri stealth. Che cazzo? Va, 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 va. Ecco. Hanno bombardato il quartier generale. Lo sapevo. Ok, proviamo. Troviamo i superstiti, tutti fuori. Mason, Mason, ci sei? Io ci sono, Sam. Tu dove sei? Controlla la mappa. Ti sta trasmettendo le coordinate. Bene, arrivo su. Fai attenzione. Le DF è dappertutto. Dov'è finita, Sam? Non vedo nulla con questo fumo, e porta pazienza, eh. Un veicolo. Datemi un veicolo, dai. No, non è vero, è qua. Sono subito qua. Oh merda. No, però è spiegata questa cosa. Un colpo e via, proprio. Bene. Aspetta, mi devo ricaricare. Abbiamo delle vittime. Un attimo. Arrivo. Chi è qua? Mason. Tutto bene? Sto bene, ma il comandante è morto. Dobbiamo rendere sicura l'area. Non fare mosse avventate finché non è tutto a posto. Ora mettiamo questo qua. Olè. Ma che cos'è? Almeno abbiamo più munizioni. Sì, vabbè, ma questo fumo non si vede niente. Scusa. Ok, un soldato è schizzato via, non si sa perché. Non sento più la gamba. Merda. Vabbè, scusa, non si spostano questi. Che fastidiosi. Vabbè. Sì, ma da solo contro un milione, scusa, eh. Occhio. Fanculo, no. Vabbè. Non è che servono molti. Portino al riparo. Arrivano altri bombardieri delle DF. Mason. Tutto bene. Fanculo. Il comandante. Dobbiamo rendere sicura. Non fare mosse affrettate finché. Allora, dov'è la fucile a pompa quello là? Era quello? Non mi ricordo. Potrebbe essere quello là. Infatti questo qua è tutto a posto. Vai. Sì, infatti è questo qua, vai. Pom. Dai, almeno questo è un fucile a pompa che sì, è abbastanza comodo. Trasporti in arrivo da nord e da sud. Non capisce niente, però scusa un attimo, ma
cazzo. Cazzo sono ancora? Trucco sblocco. Quanti cazzo di trucchi sto sbloccando? Cazzo. Questi ci si mettono. Vai. C'è quello là. Grande. Ok, piccolo punto di rifornimento. Ma è atterrato un coso qua? O è stata una mia impressione? No, sarà stata una mia impressione. Ma quello... Area sicura, tutto a posto, salvo. Ora cosa facciamo? Non lo so, dammi un momento per pensare. Sono tutti morti, il comandante è morto. Ci serve un piano. Ok, troviamo i superstiti e raggruppiamoci. Abbiamo ancora il fucile e il nanoproiettore. Hai ragione. Facciamo così. Sì, Sam, ma quel fucile non può distruggere una corazzata EDF in orbita. No, il proiettore è modulare. Il fucile usa poco del suo potenziale. Con un acceleratore di materia dobbiamo rivolgerci ai Marauder. I Marauder? Hai preso un colpo in testa? Senti, l'Hydra sta arrivando. La ribellione è finita, a meno che i Marauder non ci aiutino. I Marauder sono un branco di cani selvaggi. Mason, sono una di loro. Cosa? Sono una Marauder. Ascolta, devi attraversare la zona radioattiva. Proteggeremo il tuo veicolo con dei rottami. Meglio se cerchi del materiale. Aspetta, come puoi essere una Marauder? Devi fidarti di me. Non posso farcela da sola. Servono materiali. Bene. Spero che tu sappia cosa stai facendo, Sam. Vabbè, nuovo sblocco. Scudo antiradiazioni. Vabbè. Buonanotte. Nuova missione sbloccata. Dove? Nuova missione sbloccata. Dove, scusa? Ah, qua. Ok, questa è zona radioattiva. Servono soldi. Qui abbiamo ancora la Moab, che possiamo andarci a recuperarla. Molto bene. Quindi quella non è persa. Ok. Ok. Colpo di scena. Il gioco non finisce qua.
Il gioco non finisce qua. Aspetta, ma posso andare a recuperare un po' di robe? Scusa, ma qui no. Non... Vabbè, giustamente il QG qua non esiste più perché è stato appena bombardato. E niente, se cosa... E niente, andiamo a Dust e vabbè. Ci riorganizziamo. Il tempio dei Marauder si trova dall'altra parte della zona radioattiva. Senza schermature sul veicolo, moriresti prima di arrivare. Allora, 477, non posso prendermi niente. Ah no, posso, solo 150? E allora? Ora puoi attraversare l'area radioattiva senza problemi. Ah, così. Però cazzo, il nanoproiettore qua che è bello utile. 500, forse ci riusciamo, va. Ci possiamo riuscire. Però ci serve materiale, ci serve materiale però. Aspetta, vado a cambiarmi le armi qua perché altrimenti... Scusa. Mi riequipo ancora. Allora, tac. Ormai questa, vabbè, penso che è la nostra, diciamo, il nostro equipaggiamento ufficiale. Quindi vabbè, martello, fucile d'assalto, fucile da cecchino e vabbè, lanciarazzi. Ora no, ora però io devo assolutamente provare la mob, eh. Ok, sono arrivato alla mob, ma manca la macchina. Se comunque è questa roba qua. Un veicolo. Ma il allora, il veicolo dovrebbero spawnare, solo che non si sa perché non spawnano. Questa è, cioè, è una landa desertica che porca vacca. Oh, eccola. Sì, un... grazie. Sì, se ne semplicemente basta andarci sopra. Eccola qua. Mob installata. E poi quando esco dice mob. Insomma, comunque fatta e pronta per la detonazione. Ma proviamola qua. Voglio proprio vedere. Ok, allora faccio così. Innescata. E come faccio ad innescarla? Occhio. Questi. E altri. Che cazzo? Allora, che cazzo succede? Qua c'è qualcosa che non quadra. Innescata. E come faccio ad... scusa. Aspetta. Ma non è che muoio adesso, eh? No. Innescata. Vabbè. Che cazzo? Culo. Ma continuano a spawnare, perché sta cosa? No, questa cosa non ha un fottuto senso però. Va va. Ancora, guarda. Ah, stai a vedere. Come faccio? Allora, adesso è innescata. Ma cos'è? Devo sparare? Magari è qualcosa. Come faccio? C'è un...
C'è un tasto da premere? Innescata. Ma è innescata dietro, sotto? Forse basta farlo esplodere? Ci proviamo? Non credo, non lo so. Aspetta. Ok, adesso sta prendendo. Ah, ok. In quel modo lì, ok. Pensavo molto peggio, cioè in termini di distruzioni, devo essere onesto. Guardali. Ciao. Andiamo qua. Vai. E niente, allora questa missione in particolare la andremo a fare nel prossimo episodio. Quindi, direi che per questo episodio di Red Faction Guerriglia è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di tutto ciò, per gli altri giochi, mettono un bel pollice in su. Se vi è piaciuto tutto questo episodio, mi raccomando, di anche la vostra nei commenti. Mi raccomando anche di mettere un bel pollice in su su tutto l'episodio. E noi ci sentiamo con un prossimo episodio di Red Faction Guerriglia o un prossimo video. Bella!